Grigliate urbane. Oggi sperimentiamo il pesce spada alla siciliana. Braciano i Sud Urban Grill. Presenta Alfonso Maria Tartarone. Scaldate le griglie ed accendete il televisore. Sarebbe meglio dire in questo contesto, sintonizzatevi sul canale 87, precisamente 87 TV, in streaming, sul digitale terrestre, nell'intera regione Campania. Eh sì, Grigliate Urbane sbarca anche in televisione. Sintonizzatevi quindi, continuate a seguirci ovviamente anche sul canale dei Sud Urban Grill e su tutti i social possibili ed immaginabili, sempre grazie alla cucina di Massimo e Michela. A proposito, andiamo a trovarli. Ciao a tutti e bentornati a Grigliate Urbane, la rubrica in cui sperimentiamo prodotti di eccellenza con tecniche di cucina al barbecue. Noi siamo i Sud Urban Grill e oggi vi parliamo di mare, di sole e di prodotti del nostro territorio. Cucineremo un pesce che vive nei nostri mari, il pesce spada, ma lo faremo in modo molto particolare. Inizieremo con una breve affumicatura con del legno di melo e successivamente completeremo la cottura in una loggia in ghisa. Per la marinatura il protagonista è il nostro partner Venechiù, che ci fa provare il Fish Dry Rub, il rub creato appositamente per i piatti di pesce. Ma la spinta in più di gusto la dà proprio il suo Black Ink Salt, il sale al nero di seppia. Ed infine abbineremo un vino bianco adatto ad esaltare questo prelibato piatto. Ci aiuterà quest'oggi il nostro partner Tenuta Seten con il suo Chardonnay. Beh, ho già l'acquolina in bocca. Iniziamo subito a cucinare. Buona visione! Prendiamo un trancio di pesce spada, non molto spesso e possibilmente fresco. Lo asciughiamo con della carta e passiamo alla marinatura a secco. Proviamo il Fish Dry Rub di Venechiù, creato appositamente per i piatti di pesce. È una miscela di erbe molto fresca grazie alla presenza di mentuccia, seme di finocchio e coriandolo e in più un pizzico di curry. Per bilanciare notiamo anche una punta di pomodoro e di aglio che ne esaltano la sapidità naturale. Come facciamo per la carne, cospargiamo per bene il nostro pesce spada su entrambi i lati. Questo rub già in questa fase ci convince e sicuramente ci riserverà delle belle sorprese di gusto. Lasciamo riposare il pesce spada e nel frattempo prepariamo il nostro barbecue urbano. Disponiamo un letto di carboni di piccola taglia in modo che dopo raggiungerà velocemente la temperatura che desideriamo. Ma nel frattempo approfittiamo della bassa temperatura per fare una breve affumicatura con legno di melo che darà quella spinta di gusto in più al nostro piatto. Quando il fumo diventa quindi denso e consistente possiamo inserire il nostro pesce spada direttamente sulla griglia. Chiudiamo il portello ed attendiamo giusto un quarto d'ora, proprio per non farlo seccare. Quindi lo rimuoviamo dalla griglia e procediamo a far aumentare la temperatura del barbecue urbano. Concentriamo quindi la brace in un punto e prendiamo la nostra loggia in ghisa. Versiamo un filo abbondante di olio extravergine di oliva. Ci aggiungiamo uno spicchio d'aglio inciso a metà e lasciamo che si rosoli con l'olio caldo. Quando l'aglio diventa ben dorato, lo rimuoviamo dall'olio in modo che non diventi amaro bruciandosi.
A questo punto inseriamo i pomodorini tagliati, misti di pennolo del Vesuvio e pachino. Una girata per amalgamare i pomodorini con l'olio caldo. E aggiungiamo i capperi, prima lavati e dissalati. Un minuto di nuovo sulla griglia. E aggiungiamo le olive denocciolate e tagliate a dischetti. Ed infine aggiungiamo i pinoli freschi. Amalgamiamo il tutto e poi possiamo aggiungere il nostro ingrediente segreto, il Black Ink Salt, il sale al nero di seppia di Venequeue. E questo passaggio renderà il piatto davvero unico. Abbiamo quindi creato un delizioso sughetto ed è questo il momento per inserire il nostro pesce spada. È uno spettacolo di colori e di profumo, ma il gusto non sarà da meno. Dieci minuti di cottura e poi possiamo sfumare con dell'ottimo vino bianco. Ovviamente parliamo dello Chardonnay, del nostro partner, la Tenuta Settembre. Per completare la cottura versiamo con un cucchiaio un po' di cremina sulla faccia superiore del pesce spada. In questo modo non c'è bisogno di girarlo. E dopo mezz'ora in tutto la cottura è terminata e possiamo rimuovere la longe dal barbecue. Per non farlo seccare, la salsina che abbiamo creato deve mantenere questa consistenza, densa e umida. Siamo quindi pronti per impiattare. Ma qui ci mancano solo delle foglie di basilico fresco. L'aiuto di Venequeue è stato fondamentale per rendere eccellente questo piatto. E infatti merita di ricevere un degno abbinamento. Il nostro partner Tenuta Settembre ci propone il suo Chardonnay e noi siamo pienamente d'accordo e soddisfatti. E infatti questo delizioso vino bianco dal colore giallo paglierino con sfumature tendenti al verde ci dona un profumo delicato di fiori bianchi e frutta tropicale, insieme a frutta dolce e sentori di crosta di pane. Perfetto per esaltare con la sua saporita freschezza piatti di pesce come questo. E buon appetito dai Sudurban Grill! Ingredienti per una persona. Pesce spada 300 grammi, 3 olive verdi snocciolate, 5 pomodorini pachini rossi, 5 pomodorini pennoli del Vesuvio, 1 spicchio d'aglio, pinoli 10 grammi, capperi 10 grammi, 150 ml di vino bianco Chardonnay Tenuta Settembre, Black Ink Salt di Venequeue, Fish Dry Rub di Venequeue. Ragazzi, è sempre un piacere ascoltarvi e vedervi nella preparazione di quelle che sono le ricette che puntata dopo puntata riuscite a regalare a chi ci segue. Ma c'è, penso, ancora qualcosa di dettagliatamente interessante da dire. Rieccoci con voi. Come avete visto, questo piatto è semplice ma di gusto molto sofisticato e soprattutto racchiude tutti i sapori mediterranei. Abbiamo il pesce spada dei nostri mari, il pennolo del Vesuvio, il pachino e le olive verdi del nostro entroterra.
Vi consigliamo di fare attenzione a non seccare troppo il pesce spada, quindi solo una breve affumicatura, e quando sfumiamo con il vino bianco lasciamo che gli ingredienti creino una cremina saporita e umida. Ringraziamo i partner che oggi hanno contribuito a rendere unico questo piatto, BeniQ con il suo fish dry rub e il suo sale al nero di seppia, e ringraziamo anche la tenuta Seten che ci ha sorpreso ancora una volta facendoci assaporare il suo ottimo Chardonnay. Continuate a seguirci numerosi sui nostri canali social, YouTube e Instagram, cliccando su Urban Grill. Vi aspettiamo alla prossima puntata di Grigliate Urbane. Un saluto da Michela e da Massimo. Chiudete le griglie, chiudete la cucina e grazie per averci seguito, augurandoci sempre di avervi soddisfatto con le ricette puntuali e piacevoli da gustare di Massimo e Michela dei Sud Urban Grill. Grigliate Urbane vi dà appuntamento alla prossima puntata.